Allora, innanzitutto buongiorno e sono anch'io molto contenta, come hanno detto gli altri, di essere qui perché per noi diciamo un po' uscire da quella che è la nostra routine, come per voi oggi non è routine, quindi stiamo facendo qualcosa di diverso. E il mio compito di stamattina, dopo che è intervenuto il nostro direttore, che ovviamente vi ha un po' illustrato quelle che sono le opportunità a cui potete andare incontro nel prossimo futuro. Diciamo che dobbiamo avere uno sguardo lungo, questo è quello che abbiamo capito dalle parole del nostro direttore, ma anche dalle parole non ricordo il nome, Salvatore, che è intervenuto prima. Nicola, scusami. E dobbiamo avere una visione, dobbiamo avere un'idea, dobbiamo capire cosa ci piacerebbe fare, cosa vogliamo essere nel prossimo futuro. E sul nostro territorio, in realtà, Bari è una realtà che offre delle opportunità, a cominciare proprio dalla formazione universitaria. E io sono una docente del Dipartimento di Bioscienze e Biotecnologia Ambiente e insegno in particolare biologia applicata. Quindi biologia e applicazione. Studiamo le basi, quella che Maurizio prima ha chiamato la biologia cellulare, la biologia molecolare, la biochimica, ma studiamo le basi per arrivare a fare qualcosa, arrivare a sporcarci le mani per creare un prodotto, per creare un servizio, per quindi renderci anche utili a quella che è la comunità. E dove lo possiamo fare questo? Voi ovviamente transiterete nel mondo dell'università. E Bari, questa è un'immagine del nostro campus universitario. Non so se qualcuno di voi è mai stato nel campus universitario. Ah, c'è l'esame, ci sono delle prove a brevissimo per chi vuole per i test di medicina, giusto? Vero. E quindi chi c'è stato e chi ci verrà entrerà esattamente dall'ingresso principale, che è questo qui. E questo palazzo rosso è invece il nostro dipartimento. Dipartimenti biologici, dipartimento di biologia, quindi che racchiude questo corpo di docenti e di amministrativi che è molto numeroso, siamo 150. E qui invece avete un'altra sede, che è la sede cosiddetta del Labo Biotech, dove ci sono i laboratori. Per chi un domani sceglierà di iscriversi a biotecnologie, sicuramente frequenterà in maniera assidua questa sede. Ora, una domanda che ci siamo tutti posti, noi ce la siamo posti nel passato, voi probabilmente iniziate a porvela, è: che cosa voglio fare da grande? È vero? Bella domanda, eh? Ci sono alcuni di voi, io ho sempre guardato con molta, devo dire, ammirazione, le persone che avevano le idee chiare, dicevano: io da grande voglio fare il biotecnologo, io da grande voglio fare l'architetto. E io non ero così, ad esempio, io avevo tanti dubbi, non sapevo, mi iscrivo a giurisprudenza, mi iscrivo a biologia. Quindi su questo dobbiamo lavorare, diceva Maurizio prima. Cercare un lavoro è già un lavoro di per sé, ma anche farsi delle domande, che cosa voglio fare da grande, è già un lavoro di per sé. Cioè cercare di capire qual è la mia attitudine, qual è la mia passione, in cosa magari potrei riuscire meglio rispetto a fare un'altra cosa. E voglio anche trasformare questa domanda in cosa voglio fare da grande, in cosa posso fare da grande. Allora, per poter sapere quello che si vuole fare, bisogna conoscere, bisogna avere qualcuno, noi lo stiamo facendo oggi qui con voi, ma sicuramente lo si può fare a tanti livelli, che vi dice che cosa, ad esempio, fa un biotecnologo, come si può diventare biotecnologi, come si può diventare biologi, come si può diventare biochimici. E qui
Ovviamente sarò breve, non mi posso soffermare anche perché non voglio annoiarvi troppo e anche perché poi c'è una parte più interattiva in cui voi parteciperete in prima persona. Noi abbiamo un'offerta formativa alla nostra università con i corsi di laurea di cui vi parlerò, sono i corsi di laurea in biotecnologie. E come stava dicendo prima il nostro direttore, c'è una suddivisione ovviamente tra i primi 3 anni, quindi i corsi di laurea triennali, e i corsi di laurea magistrali, la cosiddetta laurea specialistica, in cui voi vi incanalate su un percorso meno di base, quindi più settoriale. I corsi di laurea triennali che offre la nostra università, quindi è importante sapere cosa c'è sul territorio. Perché molto spesso che cosa succede? Si va fuori, si dice ah, io studio fuori quando c'è un'offerta formativa sul territorio che è assolutamente importante e soddisfacente. Biotecnologie mediche e farmaceutiche per i corsi di laurea triennali e biotecnologie industriali per lo sviluppo sostenibile. Quindi oggi avete già sentito parlare di biotecnologie industriali. Per lo sviluppo sostenibile, ovviamente capite bene che una delle parole chiave su cui costruiremo il nostro futuro oggi è la sostenibilità. Sicuramente ne sentite parlare un giorno sì, un giorno no. E in particolare ci sono poi dei curricula differenziali, ma adesso mi soffermerò anche su quelli. Corsi di laurea magistrale. Abbiamo biotecnologie mediche e medicina molecolare, biotecnologie industriali e farmaceutiche, bioinformatica, un corso appena partito da quest'anno, quindi nell'anno accademico 2023, e biotecnologie per la qualità e sicurezza dell'alimentazione. Ora, come vedete, molti, la maggior parte di questi corsi di laurea sono gestiti dal nostro dipartimento, che è il Dipartimento di Bioscienze e Biotecnologie Ambiente. Nei corsi di laurea triennale, ovviamente, biotecnologie mediche e farmaceutiche e biotecnologie industriali, capite bene che già nella formazione di base voi fate una scelta. Perché biotecnologie mediche e farmaceutiche è più improntato sulla biomedicina, mentre l'altro corso triennale è più improntato sulle biotecnologie industriali. Quindi già in questa fase voi siete chiamati a fare una scelta e quindi già dovete avere le idee un po' chiare. Ma ovviamente i dubbi sono tanti. Come faccio a scegliere? Come fate a dire penso che mi piaccia più quel corso di laurea piuttosto che un altro. È importante che sappiate quali sono le materie che andrete a studiare. Ora voi siete avvantaggiati perché voi frequentate già un liceo, il vostro è già un istituto tecnologico, quindi già avete una formazione scientifica, una cultura scientifica che è più approfondita rispetto a quella di un liceo. Materie come la chimica, immagino facciate anche molta matematica, giusto? E probabilmente fate già attività laboratoriali. Avete una scuola bellissima, infatti noi veramente siamo colpiti da questo, per cui partite già avvantaggiati rispetto a certe materie come possono essere le biotecnologie. Ora qui il primo anno del corso di laurea triennale è un anno condiviso, ovvero comune tra le biotecnologie mediche e farmaceutiche e le biotecnologie industriali. Guardate, queste sono alcune delle materie che sono previste tra il primo e il secondo semestre. Voi dovete sapere che all'università il tempo, l'anno, è suddiviso in 2 semestri, quindi avete il primo semestre che comincia in genere ad ottobre e termina a gennaio e poi avete un mese per studiare, il mese di febbraio, e a marzo riprendono le lezioni del secondo semestre, in modo tale che voi a giugno siate già pronti per sostenere gli esami del secondo semestre. Qui vedete alcune materie, le materie dei primi anni sono in genere le materie cosiddette di base, che comunque vi toccano. Possono non essere nelle vostre corde, però vi toccano. Molto spesso, infatti, che cosa accade? Che
che ci si scoraggia il primo anno di fronte a matematica ed elementi di statistica, sto facendo un esempio, o di fronte a chimica generale inorganica, non sarà il vostro caso, ma penso a qualcuno che magari proviene da un liceo e quindi la chimica non l'ha mai masticata. E allora che cosa dovete fare? Dovete insistere se volete arrivare all'obiettivo, se vi piace, se sapete cosa volete diventare, non vi scoraggiate di fronte ad alcune materie che possono essere più ostiche. Secondo semestre, guardate, la chimica organica, quindi la chimica è abbastanza presente, e compare anche una materia che è molto affine a quelle che sono poi le prospettive delle biotecnologie. Parlo della bioeconomia. Prima avete sentito parlare da Cristina di economia circolare. Oggi queste due parole che magari 20 anni fa potevano sembrarci così distanti, la biologia e l'economia, le scienze della vita e l'economia, le due parole si sono fuse a creare la bioeconomia. Quindi iniziate a pensare un po' come le biotecnologie, scienze della vita e applicazione. Quindi soffermatevi sulle parole. Le parole già contengono quello che è il futuro, quello che è la direzione in cui vogliamo andare. Nel secondo anno, che cosa succede? Il secondo anno abbiamo sempre una divisione tra primo e secondo semestre e ci sono già, nel caso delle biotecnologie mediche e farmaceutiche, degli esami più peculiari, degli esami più caratterizzanti. Ad esempio, biochimica ed elementi di enzimologia. Ancora, l'istologia, che studia i tessuti, o la fisiologia cellulare. E nel secondo semestre la biologia molecolare, quindi molte materie che hanno una impronta biologica. Il terzo anno è la felicità per gli studenti. Io negli anni passati insegnavo in questo corso di laurea in biotecnologie mediche e farmaceutiche e vedevo la gioia degli studenti quando arrivavano in laboratorio. Perché? Il terzo anno è l'anno in cui finalmente gli studenti si sporcano le mani, possono essere parte attiva in quelli che sono. Ora, prima abbiamo parlato di processi di trasformazione, chiaro, qui parliamo di esercitazioni di laboratorio, però possono prendere in mano una pipetta, possono iniziare a fare un esperimento, quindi tutto quello che è stato detto nelle lezioni frontali si trasforma in un'azione. E questo è il bello, i laboratori. E i laboratori di biotecnologie, il Labo Biotech, offre degli spazi anche con postazione singola, quindi è molto importante che voi abbiate questa opportunità. Nel corso di laurea triennale in biotecnologie industriali per lo sviluppo sostenibile ci sono due tipi di curricula. Un curriculum biologico industriale, quindi bioind, e un curriculum che ha invece un taglio più agroalimentare. Quindi anche qui, nella scelta, dovete capire che cosa vi piace di più. Nel caso del primo anno, vedete che le materie di base sono comuni a quelle di biotecnologie mediche e farmaceutiche. C'è un esame di base come la biodiversità cellulare, che include la biologia cellulare, ma c'è sempre la matematica, come dicevamo prima. E nel secondo anno ci sono materie come la genetica, che compare, la fisica applicata. Prima abbiamo menzionato la fisica, si parlava di fisica. Nel curriculum bioindustriale, il secondo anno è caratterizzato da materie come la chimica analitica, oppure la fisiologia vegetale, ancora la biologia molecolare, la virologia molecolare. Quindi guardate come tutto diventa sempre più settoriale, sempre più specifico. Ma questo vi dà la possibilità anche di capire quello che vorrete fare dopo. Se vi appassionate alla virologia molecolare, ad esempio, potete poi immaginarvi in un laboratorio di virologia. O potete immaginare delle applicazioni in quest'ambito. Il terzo anno, sempre nel curriculum bioindustriale,
Anche qui avete la genetica molecolare, l'ingegneria genetica. Attenzione, quando parliamo di ingegneria genetica ci riferiamo alla manipolazione di quelli che sono gli organismi viventi. Pensate ai microorganismi geneticamente modificati. Pensate alle piante geneticamente modificate. Avrete sicuramente sentito parlare di OGM. Quindi questa è tutta la parte più tecnologica, in cui voi in laboratorio riuscite effettivamente a realizzare qualcosa e quindi a dare anche un senso a quelli che sono gli studi che avete acquisito negli anni precedenti. Anche qui nel secondo semestre compaiono i laboratori, laboratorio di tecnologie cellulari vegetali o ancora ingegneria cellulare, laboratorio di tecnologie cellulari animali. Quindi guardate come ci si sposta dal mondo animale al mondo vegetale. Ancora, nel curriculum agroindustriale, ovviamente avete una caratterizzazione più mirata a quello che è l'ambito agroalimentare, ma con applicazioni industriali. E quindi un aspetto importante riguarda proprio la valorizzazione degli scarti alimentari e delle biomasse, quello di cui parlavamo prima. La valorizzazione rientra nell'ambito dell'economia circolare. Sicuramente avete sentito parlare delle tre R: riusare, riciclare. Quindi valorizzare, non buttiamo quello che deriva dai processi industriali. E si impara proprio questo. Nei corsi di laurea magistrali, quindi al termine di un percorso triennale, voi potete o collocarvi nel mondo del lavoro, accade, non spessissimo però accade, ma potete anche continuare, come fanno la maggior parte, il percorso di studi e quindi iscriversi ad un corso di laurea magistrale. Anche qui vedete le opportunità che avete di fronte e di fronte alle quali potete operare delle scelte. Biotecnologie mediche e medicina molecolare. Quindi qui chi si appassiona alla biomedicina, solitamente chi si è iscritto alle biotecnologie mediche e farmaceutiche, tenderà a transitare sul corso di laurea magistrale in biotecnologie mediche e medicina molecolare. Ma poi abbiamo anche un corso di laurea in biotecnologie industriali e farmaceutiche, anche qui con un doppio indirizzo, un doppio curriculum, industriale e farmaceutico, un corso di laurea magistrale in bioinformatica. Avete sentito parlare di bioinformatica? Sì. La bioinformatica è una disciplina che tende a raccogliere tanti dati biologici disponibili e ad analizzarli. Quindi utilizza i database. Sapete cosa sono i database, no? Questi grandi contenitori che raccolgono dati, e il bioinformatico fa le analisi su questi dati. Analisi che hanno ovviamente un impatto di carattere biomedico, ma anche un impatto di carattere industriale per studiare i processi. E anche qui il corso di laurea in bioinformatica ha un doppio curriculum. Che cosa vuol dire un doppio curriculum in questo caso? Informatico e biologico. L'informatico significa che chi ha delle conoscenze biologiche e deve compensare le conoscenze informatiche che non ha, si iscrive al curriculum informatico nel quarto anno. Il curriculum biologico è per chi è un ingegnere o un chimico che non ha delle conoscenze biologiche. Si iscrive al curriculum biologico per acquisirle e poter poi transitare al quinto anno che è comune ad entrambi i percorsi. E poi abbiamo un corso di laurea in biotecnologie per la qualità e sicurezza dell'alimentazione. Questo è gestito non direttamente dal nostro dipartimento, ma dal Dipartimento di Scienze e Produzioni Alimentari, che è comunque sempre all'interno del campus. Ora, ovviamente seguire un percorso di studi significa acquisire competenze. Competenze, conoscenza. Conoscenza avete capito? Conoscenza di base, ma non solo conoscenza di base, ma anche conoscenza applicata.
Ad esempio, la nostra università adesso si sta adeguando a queste che sono queste esigenze del mercato, attivando una serie di corsi cosiddetti di competenze trasversali. La professoressa Pisano è responsabile di almeno tre corsi di competenze trasversali. Che cosa sono le competenze trasversali? Le competenze che attraversano in questo caso la biomedicina, le biotecnologie, quindi delle competenze che vi ritornano utili in quelle che possono essere le vostre attività pratiche, in quello che può essere l'inserimento nel mondo del lavoro. Uno dei compiti dell'università è quello proprio di fare da collante con il mondo del lavoro e di connettersi anche a quello che è il nostro territorio. E questo è uno sforzo che noi stiamo facendo come dipartimento, come università, ed è anche la ragione per cui noi oggi siamo qui, cioè siamo usciti da quello che è il nostro lavoro quotidiano per poter parlare a voi e interfacciarci, anche capire quelli che sono i feedback di voi ragazzi. E quindi questo è il corso di laurea magistrale in biotecnologie mediche e medicina molecolare, che prevede due curricula: un curriculum in medicina molecolare e un curriculum in riproduzione assistita. Il curriculum in medicina molecolare è più scelto da chi ama stare in laboratorio, chi ama la ricerca di base e la ricerca applicata, ma anche il curriculum in riproduzione assistita, perché voi sapete che cos'è la riproduzione assistita? Avete sentito parlare? Procreazione medicalmente assistita. Anche qui ci sono tante figure di biotecnologi che lavorano nei laboratori per consentire queste pratiche di riproduzione assistita che ovviamente sono collegate a quella che può essere, se parliamo di umano, la fisiopatologia umana. Che tra l'altro, guardando la denatalità che abbiamo oggi in Italia, che può essere collegata sia alla non voglia di far figli, ma soprattutto anche l'infertilità, può essere molto interessante. Quindi, ragazzi, quello che dovete fare, magari anche con la vostra famiglia, è vedere cosa sta succedendo nel nostro paese e capire, questo secondo me è una cosa molto interessante, cosa c'è bisogno, quale expertise. Questa è una cosa che vi segnalo nel vostro percorso di studi, molto da attenzionare, molto. Assolutamente, come potete capirlo? Come capite se avete un'attitudine anche verso questo tipo di discipline? Beh, una possibilità, una carta da giocarvi l'avete durante il tirocinio formativo, ovvero nel secondo semestre del secondo anno della laurea magistrale voi avete la possibilità di trascorrere un periodo in un laboratorio che scegliete. E può essere un laboratorio universitario, quindi noi abbiamo tantissimi studenti che vengono da noi a svolgere la tesi, ma può essere anche un laboratorio convenzionato. Potete, ad esempio, andare in un ospedale, potete andare in un'industria e quindi svolgere dei tirocini che vi consentono anche di capire se effettivamente quella vostra intuizione, quella vostra scelta possa trovare un riscontro poi nell'attività pratica che fate. E quindi questi tirocini sono conclusivi del percorso formativo. E nel caso, qui vedete alcune delle materie, nel caso del curriculum della riproduzione assistita avete la microfertilizzazione assistita, la preservazione della fertilità, lo studio della fisiologia della riproduzione umana, quindi tutte materie che sono ovviamente strettamente correlate. Nel caso della medicina molecolare, invece, guardate, avete come vi dicevo prima, delle materie legate biotecnologie in oncologia, biotecnologie in ematologia, quindi legate essenzialmente a quelle che sono le opportunità della biomedicina. E ancora mi avvicino a terminare l'intervento. Le biotecnologie industriali e farmaceutiche, come vi dicevo, hanno un doppio curriculum, industriale e farmaceutico. Un primo anno comune con alcune materie guardate che ritornano. Quindi, come vedete, ci sono delle materie che sono comuni, che
nei diversi corsi di laurea, una sorta che potremmo definire materie di base, materie universali. Guardate la bioinformatica, ancora l'ingegneria metabolica. L'ingegneria metabolica, guardate come alcune parole, vi invito a fare attenzione alle parole. Guardare l'ingegneria associata al metabolismo, voi sapete cos'è il metabolismo? Che cos'è? Scusa, alza la voce, sentiamo bene. Allora, no, aspetta, non riesco a vedere chi sta parlando. Ok. Insieme alle reazioni che avrebbero presenti nel nostro corpo, per girare in tutti gli organismi. Benissimo. Insieme di reazioni, puoi anche dirlo meglio? Bravissimo, bravissimo. Cioè merita un'agenda. Anaboliche e cataboliche. Ah, già ce l'ha l'agenda. Vabbè. Anaboliche e cataboliche. Quindi guardate come queste due parole che apparentemente... Scusami, avevo... Perdonami. Scusami, Nicoletta. No, figurati così. Due parole che apparentemente ci potevano sembrare molto distanti. Ingegneria e metabolismo si sono fuse in una materia che si chiama ingegneria metabolica. Ancora, chimica farmaceutica, quindi guardate come la chimica possa essere applicata al mondo della farmacologia. Secondo semestre, bioraffinerie, ingegneria dei processi industriali, quindi ovviamente capite bene che questo primo anno del corso di laurea in biotecnologie industriali e farmaceutiche vi dà quella che è una panoramica delle materie che potrebbero supportare poi il vostro lavoro del futuro. Nel caso del curriculum industriale avete, ad esempio, diciamo, quelle che possiamo racchiudere come parole chiave, lo studio di biomateriali attivi, quindi ancora una volta abbiamo una fusione tra la parola bio, quindi materiali di origine biologica, e materiali, che sembra essere proprio una parola dell'ingegneria. Le nanotecnologie, avete sicuramente sentito parlare delle nanotecnologie, cioè le tecnologie che studiano il microscopico. Avrete sentito parlare di delivery di farmaci attraverso nanoparticelle. Questo è uno degli aspetti che vengono studiati. Ancora i processi industriali. Nelle biotecnologie uno degli aspetti chiave e studiare proprio la logistica, la dinamica, la tempistica dei processi per poterli ottimizzare, per poterli migliorare. Nell'ambito farmaceutico invece vedete che le parole dominanti e le materie dominanti diventano la farmacologia, il controllo di qualità dei farmaci e non solo dei farmaci ma anche dei biofarmaci, cioè i cosiddetti farmaci di origine biologica. Pensate a tutti quelli che vengono definiti, ad esempio, gli anticorpi monoclonali, le cosiddette terapie biologiche, o pensate ai vaccini ad mRNA, di cui abbiamo sentito parlare continuamente durante il periodo della pandemia. E questi sono argomenti che rientrano appunto nel curriculum farmaceutico. Ancora... Nicoletta, dobbiamo stringere, è veramente molto interessante e tra l'altro tutti quanti sono a vostra disposizione anche nella pausa. Assolutamente, quindi ovviamente noi siamo poi a disposizione per, se avete delle domande, delle curiosità specifiche sui corsi di laurea, e poi vi possiamo anche lasciare il materiale informativo che può essere utile per approfondire. E vado avanti. E concludo, sono sulla mia ultima slide, cosa mi aspetto dopo? Quindi voi terminate, vi laureate, siete tutti felici con le vostre corone di alloro, perché noi ne vediamo continuamente, ma il punto interrogativo c'è ancora. Quel punto interrogativo che abbiamo visto all'inizio continua.
Quali sono gli sbocchi occupazionali? Beh, diventando biotechnology, qualunque percorso voi scegliate, gli sbocchi occupazionali sono tanti, sono diversi. Vi potete collocare nell'accademia, vi potete collocare nell'industria, vi potete collocare nella scuola, vi potete collocare nelle aziende ospedaliere, negli enti pubblici di ricerca. Insomma, l'importante è sapere che cosa volete fare. E come fate a saperlo? Seguite anche un po' l'istinto. Sì, documentatevi, perché più sapete e più riuscite a decifrare quelli che sono i vostri dubbi, a dare delle risposte a quelli che sono i vostri dubbi. Ma seguite anche un po' quelle che sono le vostre attitudini. Per quello sì, bisogna avere una visione, bisogna pensare al futuro, a essere collegati col mondo del lavoro, però scegliete anche quello che vi piace.